non è un concerto né un monologo teatrale, ma neanche uno spettacolo comico. Il nuovo progetto di Giovanni Luca Picariello in Arte Gemon è uno spettacolo che porta sullo stesso palco musica, stand-up comedy e storytelling. Una cosetta così, il suo titolo, ed è stato uno degli appuntamenti dell'ottava edizione del Festival della Disperazione ad Andria. Per l'artista si tratta di uno spazio di libertà creativa in divenire, dove sciogliere le briglie per dare allo spettatore qualcosa di diverso da quello che già conosce attraverso la sua musica. Sul palco uno show fatto di condivisione di storie personali, canzoni inedite, cover e momenti di riflessione più profonda. Tra gli altri temi raccontati nella sua carriera artistica, anche quello del fallimento e dell'errore. È sempre fastidioso incappare nell'errore, però senza di quello le cose non si migliorano. Diciamo, viviamo in un'epoca dove la richiesta di performance, di prestazione è sempre immediata, quindi il tuo confronto non è più, diciamo, una persona che dovresti forse vedere quando esci, ma è a portata di telefono ed è costantemente in tutto il resto del mondo. Diciamo, i contesti sono collassati, tu sei un ragazzino che si confronta magari con un miliardario di 50 anni, quindi uno invece deve sapere che non è mai buona la prima, è molto raro. Partito dal mondo hip hop, del quale è diventato uno dei più apprezzati artisti, negli anni Gemon ha reso il suo stile unico, mescolando soul, rap e musica italiana. Nel 2019 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Rose Viola ed è ritornato sul palco dell'Ariston nel 2021. Per lui la disperazione è una vecchia amica, qualcosa da cui ripartire, e contesti come quello del festival dedicato proprio alla disperazione hanno un valore importante perché contribuiscono a tenere le persone unite. Ce n'è assolutamente bisogno, sembra retorica ma non lo è, perché alla fine siamo chiusi nei nostri cellulari, nelle nostre bolle, quindi ritrovarsi di fronte, diciamo, a altri esseri umani che stanno sul palco e utilizzano le parole per farci tenere vicini è una buona cosa. Sarebbe negativo se fossimo tutti quanti a casa.